Avviene del puttanesimo. Vai, masturba il volante. E il cazzo di... Ed ecco ciò che ci serve. Io non riuscirò mai più a rimontare la Panda, lo so già. Ho vinto, ho conseguito la vittoria. Vittoria, socialismo lui. Quindi dovrò mandare a fare in culo la Convergenza. Sono sozzo. E cioè ficcare porco d***o. Porco d***o. Perfetto. Ok, lato cremagliera si mette questo, perché l'altro ha il cazzo grosso e si mette qui. Quindi lato cremagliera, questo è il suo minchia. Il suo minchia a cui poi metteremo del grasso, ma per ora va bene così. Ora lato cremagliera glielo devo ficcare. Possibilmente senza rovinarlo, ma come fare? Come si fa a ficcare questa cosa? Forse con violenza inaudita? Allora, devo inventarmi qualcosa che me lo allarghi. Userò una bottiglia di plastica. Da una bottiglia di plastica della Coca-Cola ho ritagliato questo pezzo. Ora vediamo, se io glielo ficco qui... E questo lo stringo. Posso ficcare questo. E come vedete glielo sto mettendo, che è una meraviglia. Ah, però adesso è rimasto dentro. Oh cazzo. Ora sono rovinato. Oddio. Come cazzo faccio adesso? Un coglione, l'ho ficcato dentro. Sono veramente un coglione. Ah, ok, l'ho tirato fuori. Quindi ripeto, devo allargare qua in modo che lo ficco qui. Ok, ecco, ficco, ma poi devo tirare via questo. Quindi questo lo prendo. Aia, porco. Oddio, mi sono distrutto i pantaloni, lo sapevo io, lo sapevo, porca t***a. Ma come cazzo faccio a mettere sta cuffia di merda? Come cazzo devo fare? Ma vaffanculo, esce sta cuffia, esce. Ecco, ora è messa. Però devo togliere sta plastica del cazzo. Mannaggia t***a. Porco il maledetto maledetto. Bastardo. Porco. Ecco fatto. Fanculo. E questa è messa. E mi sa che la devo togliere di nuovo. Forse no. Eh sì, invece sì. Che ho fatto una cazzata. E ho sbagliato nuovamente. Bastardo maiale. Perché ci devo mettere questo dentro prima. Porco lurido. Prima devo mettere questo. Devo anche svitare tutto il dado. Quindi ora io farò così. Ci metto un pezzo di cazzo. Ecco. Ora devo ficcare questo lì. Questo non ci passerà mai. Ma non è possibile. Ma come cazzo si fa? Maledetto. Come cazzo si fa? È impossibile.
Entra, puttana, entra. Sta cosa non passa. Porco d***o. Vediamo se ci riesco con queste pinze allargameati uretrali. Io entro qua e schiaccio, e però ovviamente non fa un cazzo, vedi? Non fa un cazzo. Niente. Ma come cazzo si mettono ste cuffie? Come cazzo si fa a fare passare sta cosa? Puttana. L'unico è fare quello che stavo facendo prima, cioè creare un cono, cliccare dentro sta merda. Finché non passa, e poi strappare via questo cazzo di plastica. Cioè, ovviamente viene via tutto. Ok, ci sono riuscito. Ci sono riuscito senza danneggiare questo. Ma questo poi come faccio a ribatterlo? Cioè, ma come cazzo si fa? Devo lasciarlo fuori. Maledetto. Qua se ne sono andati a puttane tutti i riferimenti. Completamente a puttane. Riferimenti a puttane. Io praticamente mo devo rimettere questo, a cui ho dimenticato di aggiungere il grasso, quindi lo rificco dentro. Oddio, che schifo sto combinando. Questo è uno schifo. Io sto facendo un vero schifo. È uno schifo. È un vero schifo. Ho fatto uno schifo. Uno schifo. Ecco, la cuffia se n'è andata a fanculo di nuovo. Porco d***o. Ok, ora devo usare le pinze con le mani di merda, con le mani sporche di merda. Ok, con le pinze, mentre qua si sta creando un vero e proprio macello. Sono riuscito a stringere questa merda. Ora dovrei ribattere questo pezzo e poi fargli scorrere la cuffia sopra, e qui avremmo fatto sostanzialmente. Affanculo, cane. Ottimo. E questo è bloccato. Ora devo spingere in giù questo. Ecco fatto. E ora glielo faccio scorrere sopra e ho finito. Ed ecco la cuffia posizionata. Oh, vaffanculo. E una è fatta. Ora vediamo se riesco a non fare gli stessi errori con questa. Tipo prima riempirla di grasso. E fortunatamente qui ci passa. Quindi posso fare benissimo. E devo anche qui svitare. Devo mettere del grasso all'interno della cuffia e devo ficcare questo, è il segno che ho preso, se ne è andato immediatamente a fare in culo, come vedete, quindi non è servito un cazzo. Quindi rimetterò il dado in una posizione a caso, perdendo qualsiasi riferimento. Forse c'è questo segno nero. Può essere che sia lui. Sto facendo un vero schifo. Questo va così e questo si avvita qua.
se mi fa la pietà di lasciarmi in pace. Ok, sto via. Ammazzate sul rivetto qui. Più che sufficiente. A questo punto questo lo... ecco qua, lo ficco dentro pinzando la guarnizione in modo da rovinarla, e questo glielo slido sopra e ho finito. E ho rimontato finalmente queste cazzo di cuffie. Questa si afferma qui e io me ne vado a fare in culo. E ora sarà l'inferno. L'inferno. Perché io da qua... ovviamente non si muove di un millimetro. Against. Io è assolutamente contrario. Perché non passa? Non passa perché... tocca in qualsiasi punto. Caccio arriva qua e si incastra, logico, no? Qui c'è un tubo, qui c'è un cavo durissimo. Passa, passa. Come cazzo è possibile? Ovviamente si sono staccate guarnizioni di ogni tipo qua. Cosa c'è qua? Maledetto i... questo deve andare sotto o sopra? Maledetto... sì, così. Perfetto. Perfetto un cazzo. Ale, ci sono quasi. Solo che questo non scende. Sì, è sceso, sì. Scendi di più, scendi un po' di più. È andato in sede, in sede. Devo solo mettere questo, che se non mi sbaglio basta ficcare qui così e poi non funziona un cazzo, vedi? Che non sta. Il 90% è fatto. Ora c'è il 10% di rottura di cazzo. Se io metto questo dado, che poi è un bullone, cosa succede? Succede che il dado non prende. Perché il porco... sì, fantastico. Stringiti, stringiti. Vite di merda.
perché non l'ho il ROR di WD-40 come merita? Tiè. Tiè. Infatti ora gira tranquillamente. E non prende un cazzo. Che non si avvita. Niente, non prende. Prende un cazzo di merda. Minchia, avvita. Che al trucchetto non serve un cazzo di merda. A questo punto mettiamo l'altro. 10 minuti solo per mettere un bullone. Ovviamente questo è un porco. Ed ecco che gliel'ho messa in quel posto. Ora ci sarebbero le due viti di sotto. E quelle saranno braccio nel di dietro. Ma che cambio? Come cazzo la stringo quella vita? Devo estrarre il cambio. Ma come cazzo è possibile? Puttana. Come cazzo è possibile? Come cazzo è possibile? Io provo a stringere prima le altre. A questo punto perché non è possibile. È la fine. È la fine. È un olocausto. Ora questa si stringe pure. Mi manca una vite. Eccola qua. Solo che là sotto io non ci arriverò mai a montarla. Primo perché c'è questa placca del cazzo davanti al collettore. Poi c'è quest'altra placca del cazzo che è il supporto della stina dell'olio e ci devo andare per forza da sotto facendomi del male. È una tragedia. Cricchetto e gira a vuoto, mette il bussolotto e non si muove. Porco. 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 Ripetiamo. Vediamo se è con questo cazzo di coso. Sembra qua, però poi nel momento in cui avvito non avvito un cazzo di merda. Perché? Oh. Ma perché? 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 Oh, devo sbloccarlo sopra. Porco. Porco. Porco.
Dove cazzo è la vite? Dove cazzo è? Porco di in culo al mondo. È in culo al mondo. Anche se sta entrando giusta sta cazzo di vite. Porco di porco. Ma che cazzo ne so io? Ma io che cazzo ne so? Ma io che cazzo ne so? Ho dovuto smontare questo. Oh! Un altro pezzo, adesso lo stringo io, sto cazzo di cosa, porco maledetto. Oh, bastardo di merda. Oh, dite del cazzo. Ora sì, lo stringo. Puttana maledetta. Bastarda. Dite del cazzo. Che cazzo sta girando? Porco maledetto. Mi sto ammazzando la vita per l'ultimo cazzo di bullone. L'ultimo bullone del cazzo. Ultimo bullone del cazzo. Maledetto. Cazzo è lungo sto bullone, 400 metri, ma io non lo so, ma quanto cazzo ci vuole, porco. È arrivato, quasi è arrivato, io gli do altri due colpi. Chiavi del cazzo che non stringono, una mazza beta, attrezzi beta di merda, tanto vale per i cinesi, maledetto. Come sta girando sto coso? No. Porco d***a. Ok, questa è arrivata. Maledetto d***a. Maledizione. Maledizione. Ecco, ora sì che... Adesso sì che è arrivato. Vaffanculo. Ora stringo anche questi. E la scatola è fissa. Maledetto.
Maledetto. Fanculo. Scatola sterzo rimontata. Credo di non aver strappato niente. C'è uno strano sensore qui con un cavo teso male all'interno di una merdosa clip che sistemerò meglio dopo. Ma adesso devo solo fare una pausa, poiché sono distrutto. Ve lo faccio vedere una volta sola perché il cazzo è a pezzi. Ho il cazzo a pezzi. Qui devo solo agitare questi. Ecco, vaffanculo, lampada del cazzo. Vaffanculo, lampada del cazzo. Ora qua come cazzo mi devo girare le mani? Maledetto il... Ok. E questo è fatto. Faccio l'altro allo stesso modo. Inutile che ve lo faccio vedere perché ho il cazzo a pezzi. Dai. Abbiamo sicuramente una certa stortura nella convergenza, ma dopo la fatica fatta vi dirò che me ne sbatto il cazzo e le palle, perché non ne posso più, sono completamente distrutto e quindi può essere pure storto come mi pare, me ne fotte un cazzo. Ok. Ecco fatto. Adesso possiamo togliere i cavalletti e abbassare la macchina. Vedere che cazzo succede. Ma io già non ne posso più. Non ne posso più. Fanculo, le cose che cadono a terra, fanculo. E vaffanculo. Ecco. Ecco fatto. Abbassato con violenza. Vi dirò che questa ruota gira un po' così e questa ruota gira un po' così, quindi sembrano relativamente dritte, devo dire. Non male, mettiamo lo sterzo dritto. Ecco, metto lo sterzo dritto. E questa sembra dritta, logicamente sembra. Sembra forse, ma forse la prospettiva dell'inquadratura. Sapete che vi dico? È abbastanza dritta, meglio di quanto pensassi. Lo sterzo è al centro. Qui è montato, adesso devo rimontare questa cagata che serve di protezione e ho finito. Prova su strada con una mano. Devo dire che lo sterzo risponde preciso. Va bene, sì, lo sterzo è un po' storto, però c'è solo lo sterzo storto, ma per il resto direi che la macchina va dritta. Sì, bisognerebbe vedere un po' l'equilibratura. Rumori spariti. Completamente spariti.
rumore di ferraglia dietro perché ho caricato le cose, ma devo dire che l'auto va dritta, sono senza toccare lo sterzo e l'auto va dritta, attenzione, va perfettamente dritta. Sono decisamente contento, ho solo lo sterzo che è un po' di lato, ma questa è una cosa che si regola facilmente. Ah! Vittoria socialismo lui! Insomma, una prova su strada, devo dire che l'auto va dritta, lo sterzo sembra leggermente più stabile, più duro, sicuramente è più preciso, e quindi direi che insomma il lavoro ha funzionato. Io sono letteralmente distrutto, sono distrutto. Ora prenderò questi dossi, nessun rumore a parte la roba che ho dietro nel cofano. L'unico problema è lo sterzo è rimasto un po' storto, ma questo si sistema facilmente. E comunque una visita dal gommista per l'equilibratura e per la convergenza ci sta. Diciamo per la convergenza, ecco, non serve altro. Ma sono abbastanza soddisfatto. L'auto è perfetta, è guidabile. Va dritta senza mani, va dritta, vedete? Per cui le ruote sono già abbastanza dritte. Bene, bene, sono contento. Puh!